Parliamo adesso di un genere molto ganzo, molto importante e molto serio. Parliamo di western e lo facciamo qui a casa di Marco Giusti con dei protagonisti eccezionali. Partiamo da un protagonista, anzi da un antagonista. Beh. Nicola Di Gioia, antagonista in che film? Poker di pistole e un dollaro tra i denti. E poi? Uno straniero a paso bravo. Benissimo. E poi con noi Lucio Rosato, benvenuto. Alias Luke Rosat. Luke Rosat. Luke Rosat. E poi George Hilton. Il vero nome. Il vero nome. Jorge Gil Acosta y Lara de Montevideo, Uruguay. Hai capito? Mia più fo. Poi abbiamo Gianni Garco. Alias John Hudson e John Garco. Certo. E poi Giuliano Gemma. Montgomery Wood. Montgomery Wood. Poi abbiamo Ernesto Gastaldi. Alias Ernesto Gastaldi, ha scritto 30 western. Ha scritto 30 western, 121 film secondo IMDb. Però qui abbiamo degli attori, naturalmente lui è sceneggiatore. E poi, molto pertinente, Scapece. Che certo, ho fatto, certo. Se incontri Scapece, prega per l'animacciatura. Esatto. No, io ho un forte legame col western. Ecco, infatti, sì, non l'ho fatto perché praticamente non c'era un cavallo all'altezza mia, per cui mi hanno dato un ciuccio. E quindi poi mi sono trasferito in campagna, ho fatto Scapece, insomma, giusto per utilizzare il ciuccio. Ecco, ecco. Io vorrei proprio vedere un film con te e Marco anche poi. Sembrate due del plotone. Porno, un film porno. Assolutamente sì. Parliamo con Ernesto. Ernesto, ecco, com'erano questi western? Belli. Erano bellissimi. E tu hai cominciato? Belli, erano più belli i nostri di quelli americani, anche se li chiamano spaghetti poi, no? Molte volte, almeno, non che tutti, tutti, ma molti erano più belli. Arizona Colt con Giuliano, per esempio, era un bellissimo film. Anche se la sequenza iniziale, no? La storia era in due parole, no? Cominciava con una banda di delinquenti, di banditi, che assaltavano delle piccole carceri per liberare i detenuti e rimpinguare la banda, no? Questo era scritto nel copione. Quando andiamo a vedere la prima, no? Mi dice Piero Lazzari, no? Te lo ricorderai, mi dice Ernesto, t'ho fatto una scena all'inizio che manco l'Alcazar. E infatti ha fatto una scena enorme dove 50 banditi assaltavano una grossa prigione, perdevano 25 uomini e ne liberavano 6. No? Cioè, per cui l'idea che è l'ultimo era lui che non voleva entrare nella banda e cominciò a dire ci devo pensare. E tutto il personaggio era basato sul fatto che lui diceva ci devo pensare. Però era un bel film, no? Sì, ma erano film anche molto attesi. Noi eravamo piccoli e ci sembravano pazzeschi. Arizona Colt, mi ricordo i manifesti. Sì, ma tutti. George Hilton, mi ricordo c'era quello vietato di Nando Cicero. Si chiamava Il tempo degli avvoltoi. Degli avvoltoi. No? Degli avvoltoi, che era una cosa... Perché vietato? E io l'ho perso, perché ci sarà stata qualche... poppa de fuori, qualcosa. C'era qualche poppa di fuori. C'era qualcosa di sesso, qualche credo. Qualche scena di sesso a letto. O violenza o sesso erano i divieti. Ma sesso che facevi te? Sì, sì. Ma sesso per modo di dire, no? Oggi non sarebbe niente. Oggi sarebbe per educante. Però allora erano film. Però erano film, ripeto, molto attesi e molto belli. Infatti, Quentin Tarantino sta ora facendo Django Unchained, che appunto è un titolo omaggio difficile. Ai nostri western. No, erano abbastanza, non tutti naturalmente, però molti erano validi. Li scrivevate in tempi rapidi, Ernesto? Sì, abbastanza. Poi i western sostanzialmente è una fiaba, no? Cioè è una storia di sentimenti semplici, per cui no, dove si scontra grosso modo il bene e il male. Noi abbiamo cominciato a stare un po' più dalla parte anche, diciamo, dei cattivi, cercando di renderli... Beh, però Ringo è sempre stato buono. Sì. Ringo è sempre stato buono. Lui ha sempre fatto mai personaggi rotondi. E Giuliano, non hai fatto mai il cattivo in un western? In un western, no. No. Era un controsenso per me. In quel periodo, sì, amavano l'eroe, quello che, insomma... E Clint Eastwood, sì. Però, era un po' cattivo rispetto a te? Era forse più duro. Io ero più ironico. Sì, lui era più cinico. Sì, più cinico. È vero. E sparavi parecchio però a quel tempo? Abbastanza. Io mi ricordo c'erano tipo 30-40 morti a film. Sbaglio, Ernesto? Sì, non sbaglio. Erano pagati, no? Cioè, tot morti, ecco, facevano
tot incasso. Non lo so se c'era. Dicevano i produttori. Se c'era, non so se c'era quella contabilità precisa. Perché anche nei western succedeva, come abbiamo detto l'altra volta per i noir, no? Cioè spesse volte uno scriveva il copione e il produttore decideva dopo tutto il resto. Per cui non è che uno seguisse la produzione del film e sapesse dettagli del set, eccetera, eccetera. Tant'è vero che Gianni adesso mi ha detto, scusi, lei chi è? E io gli ho detto, sono Ernesto Gastaldi, lui è il mio sceneggiatore. Ci siamo visti probabilmente una volta. Cioè... Esatto, sì. Ma a proposito della quantità di morti che c'erano nel West, Moravia disse che il pubblico andava a vedere questi film, fu un'interpretazione non molto, per quanto Moravia fosse un grande scrittore, non molto acuta e intelligente, perché non c'erano più guerre, allora... per limitare le nascite il pubblico aveva il desiderio che insomma di vedere molti morti in giro e fu un'interpretazione di tipo sociologico molto tirata per i capelli. Beh, cioè, sì, molto tirata per però per c'è questa interpretazione. Erano violenti questi film, sì. Cioè, aveva, cioè diciamo così, la gente aveva nostalgia di un po' di strage. Però il primo film violento insomma... era quello tuo di Fulci. Le Colt cantarono la morte fu un tempo di massacro, il mio miglior lavoro, lo ricordo sempre. Fulci scritto da Fernando Di Leo. Quello era violentissimo, quello molto violento, frustate, mi ricordo, no? Il mio miglior ruolo, credo. Il tuo peggiore, un poker di pistole. Il poker di pistole non lo sopporto proprio, non lo voglio. Malgrado l'abbia fatto Nicola. Di chi è? Un poker di pistole. Vari, come si chiamava? Giuseppe Vari. Scusate, possiamo fare una mappatura un attimo dei personaggi, anche per alzata di mano? Allora, chi ha fatto Sartana? E anche pure. Ernesto. No, ma io ho fatto uno, ma lui è il vero Sartana. Lui è il vero Sartana. Il vero Sartana è Gianni Garra. Quattro, vero? Però credo di imitazione, poi ne hanno fatti un 20-30. Il primo finto Sartana. È Giorgio. Sì, ma io neanche sapevo qual era il ruolo. Io facevo il film, chiedevo i soldi, mi pagavano e dopo mettevano il titolo che volevano. Certo. E allora hanno copiato Sartana perché andava per la maggiore. Spirito Santo chi l'ha fatto? Lui. Spirito Santo anch'io. Camposanto? Sì, alleluia? Alleluia? Io. 3-7? Io. Il passatore? Sì, ma io. Non è proprio questo. Non è proprio questo. Passatore? Anche con Ringo è successo. Beh, Ringo ne hanno fatti tanti. Sì. Però Tex l'hai fatto soltanto te. Sì. Gianni è stato un Django per Romolo Guerrieri, esatto. Giusto? Anche lì, come ha detto poco fa George Hilton, chiamarono il personaggio dopo, perché quando io nella sceneggiatura non era scritto Django, il personaggio non si chiamava Django, si chiamava in un altro modo, mi pare. Che film era, Johnny. $10,000 per un massacro, bellissimo, mi pare. Dire una cosa, l'ho scritto io, ma non, pare. Non l'avevi scritto come Django? Quanti l'hai scritto? Scusate, sentiamo Scapesce. No, c'era questa cosa, questa curiosità a Napoli, perché tutti quanti chiamavano Sartana Sartano, perché erano, ti giuro, ero convinto che era un errore, perché dice, ma quello è maschio, perché è Sartana? Quindi lo chiedete ancora oggi, se tu domandi, invece, dicono Sartano. Invece, Jeffrey Duncan, ultimo rimasto, sto qui, è il vero wanted, morti tutti, è Lucio Rosato in Navaco Joe, che è un piccolo capolavoro. Giusto, Lulu? È l'ultimo rimasto della banda, con Bart Reynolds. Sì. Con Bart Reynolds. Era il cattivo. Aldo Sambrel. Aldo Sambrel. Fernando Rey. Beh, sì. Grande. Ma scusate. Fernando era anche magro, Lulu. Ma era un po' diverso. Che differenza c'era tra. Cioè, avevano delle connotazioni questi personaggi. Per esempio, Sartana vestiva in un modo. Tutto di nero. Sartana era tutto nero. Poi invece, Alleluia. Alleluia, penso. Allora. Invece Spirito Santo no, era bianco. Era bianco. Il contrario di Sartana. Spirito Santo era bianco. Ma poi Spirito Santo era bianco, cioè il piccione, che era il nome del piccione, Spirito Santo. Sì, sì.
una palombella. Una palombella. Sì, sì, però sì. Un piccione forse anche sì, spiacevole. Sì. No, era sulla spalla, però una palombella. Addestrata da circo, perché mi ricordo che la si lanciava su un oggetto, volava e poi la richiamava indietro e veniva a posarsi sulla spalla. Proprio senza trucco, in natura invece, ma ti capita ancora di fare quel richiamo e ti viene un piccione magari di Piazza del Popolo? Una picciona. Senti, no, ma per correggere la cosa dei tanti morti, in molti film che ho fatto io, credo anche di Giuliano, anche loro, non, per farli passare il proibito ai minori, non c'era il sangue, cioè c'era pochissimo sangue. In molti western che ho fatto io, proprio perché fossero accessibili a tutti, c'era questa gente colpita che cadeva e moriva, però non c'era il sangue. Per esempio Nicola, che è morto sempre in tutti i film, moriva nelle scene dall'alto. Infatti il sangue non usciva. Ecco, Giuliano, parliamo un po' di Una pistola per Ringo, che è stato insomma un film molto importante, è stato un precursore e è anche un film che mi sembra tu stesso hai ricordato in un'intervista che aveva anche un'attendibilità storica, no? Cioè che aveva una costruzione del West con anche delle... Sì, beh, perché non bisognava comunque cadere in errori di periodo della storia dell'America. E la guerra di secessione, tutte queste cose qua. Difatti inizia con due soldati nordisti, mi sembra, all'inizio. Comunque, no, è stato un grande successo anche perché fu il secondo western, dopo Un pugno di dollari, che al contrario di Una pistola per Ringo era molto, molto cinico, molto violento. E malgrado le sparatorie, i morti che c'erano anche su Una pistola per Ringo, c'era molta ironia. Poi scusami, uscirono subito un dollaro bucato ed Il ritorno di Ringo. Sì. Giusto, cioè io mi ricordo un anno avevi fatto subito questi tre film. Sì. E lì ecco si crea il tuo culto, mi ricordo una cosa, no? Grazie per il culto. Comunque era il 64. Si batteva il ferro. Il 64, sì, il ferro caldo, si continuava a batterlo. E Un dollaro bucato fu un altro film di grande successo. Di Giorgio Ferrone. Sì, soprattutto come vendite all'estero. Un altro molto strano tuo era Il prezzo del potere. Ah sì, quello l'ho scritto io, ma non l'ho firmato per ragioni... Ah ecco, perché? Perché quello che aveva firmato la prima sceneggiatura, che era completamente diversa, aveva un contratto che obbligava a mettere il suo nome. Chi era? Io, Tonino Valeri, era... Patrizzi si chiamava, mi ricordo. Sì. Io e Tonino Valeri rifacemmo da zero completamente, no? Per cui non c'entrava più nulla quella sceneggiatura, ma io non la firmai perché c'era questo obbligo da parte del produttore che aveva assunto con lo sceneggiatore. E quella storia però era la tua, quella di Kennedy rifatto in Italo West. Sì, abbiamo preso la realtà di un presidente americano antecedente ammazzato un po' come Kennedy, e si è fatto il film. Non si può neanche dire che sia un western. Cioè, beh, sì, lo è. Insomma, a metà. Così eravamo vestiti. Un altro molto bello era I giorni dell'ira. Sì. Quello sì, quello è veramente ancora oggi, no? Anzi, hanno chiesto più volte di fare un remake gli americani. Sì. Cioè perché il problema lì è che i diritti del film, in quanto film, sono di Mediaset, no? E quando ci hanno chiesto i diritti di remake, che l'hanno chiesto agli autori, cioè a me e a Tonino Valeri, noi abbiamo dovuto rivolgerci a Mediaset chiedendo. Perché ovviamente quando loro hanno comprato il film non esistevano i diritti di remake, no? Nessuno pensava a queste cose. E lì per lì loro hanno detto no. Poi noi siamo andati giù al pubblico registro e abbiamo visto in quale modo loro avevano comprato I giorni dell'ira. Non sto dicendo dettagli, ma dopo 10 minuti abbiamo avuto il permesso. Per cui adesso i remake sono nostri, i diritti di remake sono nostri per eventualmente rifarlo. Ci sono due richieste, una in Cina con le spade, e una che era poi, come si chiama, Carley, ecco, per rifarlo diciamo, sì, in chiave West. Ma quella è una cosa eterna, no? Cioè il maestro è l'allievo. L'allievo che impara tutto dal maestro e quando applica tutto quello che ha imparato uccide il maestro. Prego, Scapesce. No, volevo dire questa cosa perché
mi riempie di gioia nel ricordarlo. Cioè, quando c'erano questi film western, parlo sempre di Napoli, che è un mondo un po', diciamo, a parte, e allora non si entrava all'intervallo, era getto continuo, insomma, uno. E allora che cosa succedeva? Che si comprava il posto a sedere. Cioè, una volta, giuro, non sto dicendo una sciocchezza, una volta entrato nel cinema si pagava 50 lire a quello che poi si doveva alzare e si faceva sedere, che poi a sua volta se lo vendeva dopo aver visto tre volte il film. Quindi c'era sto commercio di posti al buio. Ma ragazzi, cioè, era Giuliano, questa cosa che avevi detto che era importante, dell'ironia, no? Che sì. Parlavi dell'ironia del personaggio, sì, sì, di Ringo, e stiamo nel 64-65. L'ironia diventa poi molto più preponderante anche rispetto alla violenza nei film western, però in quegli anni, prima del 71, c'era dell'ironia nei western. Quindi Trinità, che era stato un po' rivoluzionario per certi aspetti, alla fine forse si era inventato poco, oppure comunque è davvero uno spartiacque. Ma sai, io ho fatto un film, ancora prima di Trinità, che era insieme a Mario Adolf, bravissimo attore, ed era Per tetto un cielo di stelle, e anticipava un po' la coppia di quello furbastro e l'altro forte ma duro di testa, e poi l'ispirazione venne da un romanzo importante che era Uomini e topi, e chiesi agli sceneggiatori se potessero portare in ambiente western e con un meno tragico e più ironico questa storia, e così si fece il film. Avevi fatto anche Vivi o Possibilmente morti, quello dopo. Quello dopo è scritto da cosa? Flaiano? Da Flaiano. Addirittura. Anche perché spesso avevate Bernardino Zappone, bella, Flaiano. È divertentissima. I fratelli Sansone, no, mi chiamano per scrivere una storia e io scrivo un primo tempo, un trattamento di un primo tempo. No? Dopodiché loro mi chiamano e mi dicono: guarda, stiamo fallendo, mi dispiace, quello che ti abbiamo dato te lo tieni, ma non ti possiamo saldare, e arrivederci. Passano alcuni mesi, esce il film Trinità e mi chiama Agostino Sansone e mi dice: vieni giù subito perché alle 6 ho un appuntamento con Rizzoli, erano le 2, e dobbiamo portargli una storia. Boh. Per cui vado giù nell'ufficio nuovo di Sansone e trovo Bud Spencer e lui. E Bud Spencer mi dice: devi scrivere subito una storia al mio personaggio perché gliela faccio gratis. Perché c'è un problema, gliela faccio gratis, no? E dico: scusa, ma io non ho visto Trinità, che era appena uscito, e non lo so, lo sai, non lo so il tuo personaggio, lo sai, ma non lo conosco, lo conosci, perché lui aveva raccontato quel pezzo di storia, no? A Barboni o al produttore, e loro l'hanno fatto il film, poi, no? Rimpinguando naturalmente, no? Senza il permesso di Sansone. Beh, ma il quale, sia pure con la Sancro sia fallita, aveva comunque comprato i diritti del mio soggetto. Per cui facemmo Si può fare amico con Maurizio Lucidi e Bud Spencer recitò gratis per non fare casini, non fare causa per i fratelli Sansone. Beh, ma spesso erano storie rubate da un set all'altro, erano sempre gli stessi, sì, film, sì, sì, certo, messi. Solo che loro avevano comprato veramente, capito? Infatti loro mi dissero: noi siamo dei grandi produttori, abbiamo interrotto un solo film, è diventato Trinità, abbiamo protestato un solo regista, era Sergio Leone. Quando loro l'avevano protestato? Credo il Colosso di Rodi o qualcosa del genere. Astracult, c'è adesso proprio un servizio sul western. Trinità nasce perché ho portato due cambiali a scontare a Italo Zingarelli Buonanima. Queste sono le cose della mia vita che succedono. Italo mi ha risposto: c'ho i castelletti tutti pieni, ti ricordi che c'erano i castelletti? Lasciameli qua, appena si svuota qualcosa, che poi era uno da un milione e un altro da un milione di lire, quindi non era niente di... però erano i primi rapporti. Bussa alla porta il signor Barboni, Enzo Barboni, che ancora non si chiamava Crocca, e non entra nello studio dove c'erano io e Italo Zingarelli, ma arriva il copione dove Italo mi dice: Giacà, fammi un piacere, vai di là, leggiti un po' sta cosa, perché questo già sono 18 cose che non l'hanno voluto nemmeno vedere questo copione, pensa che può fare un film comico western. Ha 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 ha
E noi venivamo dagli immensi successi che avevano avuto sia Dio perdona io no, sia i quattro Ave Maria, sia la gallina degli stivali. Tutte e tre, dove ancora la coppia, se tu ben ti ricordi, non era precisa. Quindi ho detto, dato questo successo, perché non facciamo una coppia di Trinità e Bambino? Perché ho detto, io Bambino col ciuccio attaccato qui, è una cosa straordinaria, perlomeno me lo sono inventato in quella cosa. E lui ci ha pensato un po' e poi ha detto, sì, ci proviamo. Ci proviamo e abbiamo fatto il film più importante della nostra carriera dal punto di vista commerciale. Hanno creato un tipo di umorismo che certe volte si riallaccia ai vecchi comics americani, alle coppie comiche da Stallone e da Oliver Hardy, a Gianni Pinotto. Pur non essendo né Stallone e da Oliver Hardy, Gianni Pinotto, perché loro fanno in fondo dell'azione, dunque sono anche Douglas Fairbanks, sono anche Errol Flynn, certo. Sono anche Tarzan. Oh, dammi una mano, mi sono svegliato adesso. Non è stata una bella idea la tua. Parliamo del regista. Il regista si chiama Abby Klucker. Sarebbe Klucker. Barboni. Barboni. E che cosa piace in Barboni e di Barboni alla produzione americana? Terence Hill. Beh, io penso che il tipo di commedia che lui fa è un tipo che si può capire in tutti i paesi. Perché appunto la produzione americana distribuisce questo film in tutto il mondo. Can't you sit in a saddle like a normal slob? Oh, I get tired that way. Where are we headed? Quando voi vi incontrate, cioè sì. Nelle sequenze del film, com'è che nasce il litigio? Com'è che tu purtroppo sei costretto? Molte scene ce le inventavamo. Ce la inventavamo proprio quelle di azione comica, specialmente nel secondo che io mi ricordo, tutto il ristorante, che poi è una delle cose più ilari che siano mai state fatte come comicità gestuale, perché non ci sono dialoghi. Hey,